Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura alla pagina dedicata al Covid, con particolare attenzione sulla rete ospedaliera, su come questa stia resistendo a questa ondata. Partiamo dal bollettino: 493 nuovi casi in Abruzzo, 7 i morti e soprattutto aumentano i ricoverati in terapia intensiva. Il tasso di occupazione è arrivato al 34%. Il servizio. 493 nuovi casi di Covid in Abruzzo, circa il 5% dei 10.122 test complessivi, 5.765 antigenici e 4.357 molecolari. Contagiate persone d'età compresa tra un mese e 99 anni. La provincia più colpita è quella di Pescara. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1.582, d'età compresa tra 78 e 98 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell'Aquila. Aquila e 4 in provincia di Pescara. Del totale dei casi odierni, 2 fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. 158 sono invece guariti. Nelle ultime 24 ore il numero dei contagiati è cresciuto di 327 unità. Attualmente in Abruzzo sono 12.304 i positivi accertati, molti dei quali hanno contratto la variante inglese del virus. 535 pazienti, meno 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. In terapia intensiva sono 7 in più i pazienti, con 11 nuovi ricoveri, portando il tasso di occupazione quasi al 34%, con 64 posti occupati su 189 disponibili. Gli altri 11.705 positivi, più 322 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con una sorveglianza attiva da parte delle ASL. L'ospedale San Massimo di Penne resta Covid free, ad annunciarlo il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il quale mette fine così a una querela nata nei giorni scorsi che stava facendo preoccupare gli utenti dell'area Vestina. Stefano Recanati. L'ospedale San Massimo di Penne resterà nosocomio no Covid. Ad annunciarlo in una nota diramata nel pomeriggio di oggi il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Arriva così una risposta chiara e rassicurante alle molteplici preoccupazioni che negli ultimi giorni si stavano sollevando per quanto riguarda un possibile ritorno a Covid Hospital per il presidio ospedaliero dell'area Vestina. Ritengo che la questione possa già ritenersi chiusa, ha sottolineato il presidente Sospiri. Il San Massimo resta un ospedale no Covid. Riflettere sulla decisione e la circolazione della variante inglese del virus. Finora lontana da questa zona è dunque in questo momento irresponsabile importare casi dall'area metropolitana dove la variante circola con numeri preoccupanti. Nella scelta di salvaguardare il presidio ospedaliero c'è anche la strategia riorganizzativa presentata presso la sala consiliare del comune di Penne lo scorso mese di novembre. Infatti per il San Massimo è atteso per il mese di aprile l'avvio dei lavori di ristrutturazione oltre ad un investimento in termini di personale e di strutture nella prospettiva, che gli utenti si augurano al più presto, di un suo ritorno ad ospedale di base con sede di pronto soccorso. Dunque, aggiunge Lorenzo Sospiri, oggi la struttura può sostenere in modo efficace Pescara che è un Covid Hospital, nell'assorbire parte dell'utenza che deve svolgere prestazioni no Covid e che possono essere dirottate nell'area Vestina anche per effettuare le proprie prestazioni con maggior tranquillità. Il problema, generato dal contemporaneo ricovero di un numero elevato di pazienti Covid a Pescara, lo risolveremo nell'ambito del Santo Spirito, senza la necessità di sporcare altri nosocomi del territorio. Dunque una scelta importante vista la precarietà già conclamata del San Massimo, ma che a questo punto sia di monito per tutti i cittadini affinché collaborino osservando le regole per contrastare e contenere quanto più possibile ogni possibilità di contagio. Il piano vaccinale, i primi over 80 residenti in provincia di Chieti saranno vaccinati domani con una campagna che prenderà avvio negli ambulatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Lanciano e di Chieti e della direzione medica dell'ospedale di Vasto, dove arriveranno i primi 200 anziani, i cui nomi sono stati attinti dagli elenchi forniti dalla Regione Abruzzo in base alle manifestazioni di interesse raccolte sulla piattaforma regionale. Sono in tutto 14.243, il 44,7% del totale, censito in 31.841 persone. La ASL, si legge in una nota, è pronta a vaccinare per il momento 4 giorni a settimana, verranno poi aggiunti altri luoghi dove vaccinarsi nella prossima. Ci siamo dati un'organizzazione che ci permette di vaccinare oltre 1.000 persone al giorno, ha detto il direttore generale della ASL, Thomas Schell, nella riunione dell'unità di crisi
Questa è la nostra potenzialità, ha continuato, che possiamo esprimere pienamente in base alla disponibilità delle dosi di vaccino. Riusciamo a vaccinare contemporaneamente altre categorie al di sotto dei 55 anni, se possiamo disporre anche dei vaccini AstraZeneca, ha detto Shell. Per quanto riguarda la vaccinazione di ospiti e personale dell'RSA, istituti per anziani, che in provincia di Chieti, seppur diversamente strutturate, ammontano a 100, sono state vaccinate 1.634 persone, mentre per la conclusione della campagna, prevista per la fine della prossima settimana, ne mancano 721, comprese quelle che devono ricevere ancora la seconda dose. Andiamo avanti con la pagina dedicata alla sanità. Nel pieno della terza ondata, i medici di famiglia restano sempre in prima linea al fianco dei cittadini e dei propri assistiti. Ascoltiamo Paolo Renzetti. Siamo in piena terza ondata, medici di famiglia sempre sulla barricata. Sì, purtroppo stiamo vedendo molti casi in questi giorni, tanti positivi, e l'allarme della popolazione che chiaramente è preoccupata di questa infezione che dilaga. E noi siamo sul fronte sia della diagnosi, della prevenzione, della cura, e soprattutto spingiamo per i vaccini, perché 10-20 telefonate al giorno riguardano proprio la richiesta dei cittadini di volersi vaccinare e chiedono informazioni a noi, che non riusciamo a dare ancora informazioni perché non sappiamo né come né quando saranno somministrati questi vaccini. La regione non dà ancora una risposta, le ASL si sono organizzate un po' per conto loro, facendo dei paesi, tipo qui a Torre dei Passeri hanno vaccinato un po' di popolazione ultraottantenne, a Teramo, Angarano, e così stanno andando un po' a macchie di leopardo. Noi chiediamo un'azione incisiva ai politici, in modo da dare una risposta ai cittadini per dare subito una concreta azione di vaccinazione. Questa terza ondata, dottor Grimaldi, era prevedibile? Non ce l'aspettavamo in questi termini. Sarà anche che ci sta la variante GB, che forse fa la sua parte, però non ci aspettavamo tutti questi casi. Ma si parla addirittura di un lockdown totale. Secondo lei è questa la strada giusta per combattere questo virus? Guardi, noi medici siamo espressi sempre in questo modo: la chiusura totale è la cosa migliore, perché si ferma il virus che viaggia sulle nostre gambe. E i risultati degli screening hanno mostrato una situazione preoccupante a Cepagatti, dove il sindaco aveva già chiuso le scuole la scorsa settimana. Allora vediamo la situazione a Cepagatti. Si sono conclusi proprio nell'ultimo weekend gli screening a Cepagatti. Situazione sindaco in questo momento com'è? Dunque, la situazione attualmente è un po' preoccupante. Dagli screening abbiamo fatto 1.400 screening dei tamponi, però sono risultati positivi 9 persone. Però dopo questi screening abbiamo avuto tantissime comunicazioni da parte della ASL di positività. Voglio far risaltare che a livello di screening è vero che la popolazione scolastica non ha partecipato assiduamente, perché hanno partecipato soltanto 400-500 ragazzi, gli altri erano persone adulte. Ecco perché noi adesso provvediamo alla chiusura delle scuole. Già abbiamo provveduto alla chiusura delle scuole, perché il numero dei positivi sul territorio è alto, per cui riteniamo di prorogare l'ordinanza di chiusura che ho fatto l'altra settimana, di prorogarlo forse fino al 28. Stiamo in attesa dei risultati della ASL. La ASL ieri sera insieme al prefetto ha fatto una riunione e stiamo aspettando la decisione della ASL per far sì di fare l'ordinanza. Io, dopo l'ordinanza che aveva fatto il sindaco Masci, ho ritenuto di fare anch'io l'ordinanza, perché appunto i dati che arrivavano sul territorio erano un po' allarmanti. Difatti già ieri abbiamo avuto la comunicazione che abbiamo avuto sul territorio 22 positivi, per cui ecco, sono dati che fanno riflettere, e pensare alla salute della popolazione è la mia preoccupazione.
la cittadinanza diciamo non è che è un po' preoccupata, però anche perché io capisco loro che tenere i bambini, i ragazzi a didattica a distanza è problematico. Però ecco, come dicevo prima, in primis salvaguardare la salute è la cosa che più mi interessa. Scuole chiuse nei comuni di Pescara, Spoltore, Città Sant'Angelo e Francavilla al Mare. La decisione è arrivata ieri sera dopo un vertice tenutosi fra i primi cittadini, i vertici dell'ASL e le forze dell'ordine. Lo SNALS, il Sindacato Nazionale Autonomo dei Lavoratori Scolastici, chiede vaccini per insegnanti e personale. La chiusura delle scuole è un atto per certi aspetti doloroso ma necessario con i numeri attuali della pandemia nella nostra regione. Lo sostiene il segretario regionale dello SNALS Carlo Frascari, che sottolinea come la situazione in Abruzzo sia più che mai delicata. Lo stesso sindacato da mesi chiede ormai che insegnanti e personale scolastico vengano vaccinati. Ad essere chiari, sia il personale ma soprattutto i docenti non sono affatto contenti delle chiusure, perché insomma, la didattica a distanza, a parte il discorso della inefficienza diciamo didattica, ma c'è anche tutto un disagio dovuto insomma all'utilizzazione dei mezzi, al problema degli orari, insomma. Quindi non è una questione, è una questione di necessità. E io credo purtroppo, come stava dicendo lei, che questa cosa non si fermerà il 28 febbraio. Forse dovremmo aspettare un altro paio di settimane dagli ultimi dati. E credo che l'Abruzzo sia in questo momento da considerare una regione pilota, ahimè. Perché da quello che sappiamo le cose si stanno espandendo anche nelle altre regioni, ma non è, lo ripeto, è un problema, qui dobbiamo finirla di pensare che chi chiude e chi apre è più bravo o meno bravo, qui è un problema di diffusione di una pandemia che ci ha colpiti duramente e ci sta colpendo ancora, e l'unica vera soluzione sono i vaccini, perciò stiamo insistendo come sindacato da tempo, in realtà da tempi non sospetti, cioè da 4 mesi, che la categoria più a rischio in questo momento sono gli insegnanti e il personale della scuola ed anche i bambini, i ragazzi che frequentano. Solo così potremmo garantire che fra un mese le scuole, un mese e mezzo diciamo, ecco, fine marzo, le scuole possono cominciare a riprendere la loro funzione normale, perché se non ci si vaccina non c'è altro molto da fare, perché le misure di contrasto dal punto di vista igienico-sanitario le scuole hanno messo in atto dal mese di settembre, anche prima insomma, e non, più di così non si può fare, ma il problema è la movimentazione all'interno delle scuole, fuori dalle scuole, che è una cosa che non si può, non è che le persone possono essere incatenate ai banchi o agli uffici, insomma, questo è il problema. Seguendo un principio di cautela, l'Università degli Studi dell'Aquila ritiene che l'attuale situazione epidemiologica non consenta la ripresa delle attività formative del secondo semestre in modalità ordinaria. Gli studenti, si legge in una nota dell'Ateneo, saranno comunque messi nelle condizioni di proseguire e concludere il percorso formativo, svolgere le sedute di laurea e sostenere gli esami previsti nell'osservanza di rigorose misure di sicurezza. Pertanto le attività del secondo semestre si svolgeranno, secondo regole valide, dal 6 marzo 2021 e sino a nuova disposizione o interventi delle autorità competenti a livello regionale o nazionale in relazione all'evoluzione della pandemia. Tutte le attività si conformeranno alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione del rischio pandemico, con particolare riguardo alla capienza massima delle aule fissata nel limite del 50%. Per partecipare alle lezioni in presenza e accedere agli spazi dell'università e per tutte le attività consentite è necessario prenotarsi sull'app dell'Ateneo. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. La cronaca: smantellato un vasto giro di droga. I carabinieri di Giulianova hanno smantellato questo giro tra Mosciano e Sant'Angelo Notaresco, Giulianova e Alba Adriatica. L'operazione, denominata Take Away, ha portato all'arresto di 8 persone che distribuivano sostanze stupefacenti direttamente dalle proprie abitazioni. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli.
Smantellato dai carabinieri della compagnia di Giulianova un vasto giro di stupefacenti in tutta la provincia di Teramo. L'operazione denominata Takeaway ha permesso di arrestare 8 spacciatori, 7 italiani e uno straniero di origine marocchina che vendevano eroina, cocaina, hashish e marijuana tra Notaresco, Alba Adriatica, Giulianova con baricentro a Mociano Sant'Angelo. Una vera e propria tavola calda della droga dove i capi erano moglie e marito, i commessi figli minori e tutto si svolgeva come un normale asporto di merce direttamente dalle loro abitazioni ai consumatori. Spacciatori dunque spregiudicati e particolarmente disonesti, visto che tagliavano l'eroina con un concime olandese, cancerogeno per l'uomo. È un segnale molto forte perché dimostra che l'arma dei carabinieri è sempre attenta soprattutto ai fenomeni di spaccio nell'area costiera, che come sappiamo tutti è un luogo sensibile dove c'è la movida. È vero che adesso siamo in periodo di lockdown, quindi questo problema sembra non interessare, ma in realtà comunque l'attività di spaccio continuano incessantemente e sono molto lucrose per chi le porta avanti. Cos'è successo questa mattina? Questa mattina abbiamo concluso l'operazione Take Away. Il nome dell'operazione trae spunto appunto dalla modalità, dal modus operandi degli spacciatori che si facevano raggiungere presso la loro abitazione dai tossicodipendenti, proprio perché loro non potevano muoversi in quanto erano agli arresti domiciliari peraltro. E quindi gli spacciatori, un po' come avviene, no, presso le tavole calde dove ci si va lì, si prende la roba da sport e si porta via, così la stessa cosa facevano con le sostanze stupefacenti. In realtà sono 7 su ordinanza della magistratura, uno l'abbiamo arrestato in flagranza stamattina perché durante le 18 perquisizioni che abbiamo effettuato abbiamo trovato anche 100 grammi di hashish, peraltro è un recidivo perché è proprio quello che fu arrestato a dicembre, il 12 dicembre, con 3 kg di marijuana. Le indagini dei carabinieri di Giulianova sul vasto giro di spaccio di droga nelle zone costiere teramane erano iniziate a giugno del 2020. Con l'operazione di oggi sono stati sequestrati complessivamente 4 kg di droga, indagate 35 persone, individuati 30 consumatori. L'idea però è che il traffico sia molto più esteso e vada oltre questi numeri. La Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto 24 persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. La truffa in totale ammonta a 275.000 euro. Alfredo Primante. C'erano anche fortunati vincitori di giochi a premio e scommesse tra le 24 persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza e che sono state scoperte dai controlli della Guardia di Finanza di Pescara. In 7 avevano vinto e non dichiarato circa 400.000 euro, con vincite che singolarmente andavano dai 10.000 agli oltre 100.000 euro, quando la legge impone l'obbligo di comunicazione all'INPS delle vincite superiori ai 6.000 euro entro 15 giorni. I finanzieri complessivamente hanno accertato una frode nei confronti dello Stato da 275.000 euro, verificando la veridicità delle dichiarazioni ISEE, la cui produzione è necessaria all'ottenimento del beneficio messo in campo dal governo per contrastare la povertà. Il reddito di cittadinanza infatti è subordinato ad una serie di requisiti reddituali e patrimoniali, nonché alla compatibilità del nucleo familiare del richiedente. Tra gli altri indebiti percettori del reddito di cittadinanza sono stati scoperti anche 2 lavoratori in nero, già in precedenza individuati dalle Fiamme Gialle nel corso dei controlli in materia di lavoro. Per tutte le 24 persone oggetto dell'accertamento sono scattate le denunce alla Procura della Repubblica di Pescara per aver fornito dichiarazioni false e omesso informazioni dovute in sede di richiesta del reddito di cittadinanza e contestualmente all'INPS per la revoca ed il recupero del beneficio economico. Complessivamente, da inizio degli accertamenti successivi alla pandemia, i finanzieri di Pescara hanno accertato 41 casi di indebita percezione del reddito di cittadinanza o di altre prestazioni sociali agevolate per un totale di 484.000 euro. E ora lo sport, il calcio di Serie B, doppia seduta odierna per il Pescara. Nell'anticipo di venerdì a Frosinone ci sarà il debutto in panchina del terzo tecnico stagionale Gianluca Grassadonia, che si sta valendo anche della collaborazione di Ugo Campagnaro e Marco Sansovini. Con loro l'allenatore salernitaro spera di risvegliare l'orgoglio di un gruppo che finora ha palesato mancanza di carattere e voglia di lottare. Andrea Costantini.
Gianluca Grassadonia per ora non ha intenzione di stravolgere l'assetto tattico del Pescara. Il lavoro del neotecnico biancazzurro è molto improntato sulla testa dei calciatori e sull'atteggiamento. L'obiettivo è scuotere il gruppo da quella abulia che ha caratterizzato la maggior parte delle partite fin qui giocate, molte sotto la gestione di Oddo e quasi tutte le ultime della gestione Breda, perché al di là di alcuni limiti tecnici e al di là di un cattivo assemblaggio dell'organico, quello che più risalta agli occhi è la mancanza della voglia di lottare, che è ancora più evidente nelle gare casalinghe. Chiaro che senza determinazione, orgoglio o addirittura ferocia non si va da nessuna parte, e il verdetto di una retrocessione da evitare assolutamente sarebbe accompagnato da una lenta agonia. Grassadonia può contare sul supporto di due bandiere, il sindaco Marco Sansovini e il toro Ugo Campagnaro. Promossi come collaboratori tecnici, metteranno a disposizione la loro conoscenza, la loro competenza e soprattutto il loro carisma, quello di chi ha sempre onorato la maglia biancazzurra. Interessante come proprio nella seduta di ieri Campagnaro abbia preso con sé tutti i difensori, li ha portati su un altro campo del Poggio per diversi minuti e ha lavorato con loro sui movimenti di reparto e sulle uscite palla, fronteggiando il pressing avversario. Nel 3-5-2 cui sta pensando Grassadonia, due potrebbero essere le novità: il ritorno di Galano in attacco e l'impiego di Macin da mezzala. Il Robben delle Puglie manca dalla gara di Salerno, nella quale si è infortunato, tornato tra i convocati contro Empoli e Venezia, non è mai entrato. Allo stirpe di Frosinone, se la settimana darà indicazioni confortanti, Galano potrà giocare al fianco di uno tra Setter e Odgaard. Macin, che potenzialmente può ricoprire qualsiasi ruolo del centrocampo, sarà la mezzala offensiva, dovendosi sdoppiare in un ruolo di supporto in copertura, ma dando anche qualità negli ultimi 30 metri, cosa fattibile per il suo talento, ma sgomberando la mente da polemiche e comportamenti discutibili degli ultimi tempi. Valdifiori e una mezzala di copertura e di equilibrio quale Busellato andranno a completare il reparto. Con Balzano squalificato e Sorensen in chiaro ritardo di condizione, Gut si candida per il ruolo di terzo destro di difesa. Migliorano le condizioni di Trudi, che potrebbe anche entrare in competizione per strappare una maglia a uno tra Bocchetti e Scognamiglio. Turno infrasettimanale in Serie C, domani alle 15 il Teramo ospita il Cosenza, direzione di gara a Marco Acanfora di Castellammare di Stabia. Saranno assenti certi nel Diavolo gli squalificati Vitturini e Piacentini e gli infortunati Minelli, Lasic e Mungo. Soprano sarà convocato ma andrà in panchina. Il tecnico Paci non rischierà il neoarrivato Bellucci e rimodulerà la difesa con Costa Ferrera terzino, Diachite e Trasciani centrali. Pronta una maglia da titolare anche per Birligea. Ascoltiamo l'allenatore biancorosso. Cambio dell'allenatore da una partita. Credo che il loro atteggiamento sia un po' diverso dall'allenatore precedente. Credo che per strategia e per modo di intendere il calcio del nuovo allenatore troveremo una squadra un po' più aperta, un po' più offensiva, che cercherà un po' di più di fare la partita, sono convinto di questo. Ma a noi questo non interessa, perché abbiamo fatto una bella partita, non abbiamo vinto, siamo un po' feriti e domani vogliamo riprenderci quello che abbiamo lasciato a Caserta. Birligea è cresciuto tanto in questi mesi, è riuscito a formare il suo carattere, perché comunque le difficoltà che ha vissuto lui non ha mai mollato, ha tenuto sempre botta e quindi è migliorato tanto in questo periodo e quindi adesso è pronto per essere titolare Daniel Birligea e sono convinto che potrà dare una grande mano alla squadra. Complessivamente come pensi che si possa uscire da questo momento, perché poi alla fine tu lo sai bene che i risultati contano purtroppo di più anche delle prestazioni nel calcio? No, il calcio è questo, non è solo per noi Teramo. Come ne usciamo? Ne usciamo con la vittoria che dobbiamo ricercare. Credo che la nostra concentrazione per non avere troppe pressioni debba rimanere sul nostro processo di crescita e sul fatto che dobbiamo migliorare prestazione dopo prestazione. I risultati fanno la differenza, la squadra sta proponendo un bel calcio. Io credo che con così tanti giovani in campo il potenziale della squadra sia un potenziale di una squadra che se le gioca le partite, che non abbia un predominio assoluto rispetto all'avversario nel nostro girone con tutte le squadre, contro tutti gli avversari. E quindi a volte soprattutto in queste ultime partite che hai detto tu, e è lungo il periodo, sono stato spesso e volentieri gli episodi che hanno fatto la differenza. Capire come spostare questi episodi verso la vittoria
è tanto, perché nel calcio sono i centimetri che fanno la differenza quando le partite sono equilibrate. Noi dobbiamo continuare a dare queste prestazioni. Io sono convinto che basta una vittoria importante per far tornare tutta la normalità. Domani abbiamo un'opportunità, un'altra opportunità. Non dobbiamo assolutamente perdere l'equilibrio, non dobbiamo assolutamente cambiare la valutazione della squadra, ma neanche non dobbiamo neanche alzare troppo l'asticella, perché ripeto, finire ogni partita con 6 giovani in campo preclude il fatto che potenzialmente non puoi essere così tanto superiore agli avversari, quindi le partite te le giocherai tutte. Adesso sta alla mentalità di voler portare a casa la vittoria. Serie D, vittoria netta per il Notaresco nel recupero della gara non disputata domenica contro l'Atletico Porto Sant'Elpidio. 3-0 per gli uomini di Massimo Epifani sul neutro di Castelnuovo, con le reti di Banegas, Gallo e Palumbo, che fanno risalire i rossoblù a quota 32 punti. Jacopo Forcella. Triste del Notaresco nel recupero della 17ª ed ultima giornata di andata nel campionato di Serie D, girone F. Rossoblù che arrivano al giro di boa a quota 32 punti con una gara, quella interna contro il Tolentino, da recuperare. Troppo ampio il divario tra le due formazioni sul sintetico di Castelnuovo. Mister Epifani deve rinunciare agli infortunati Colombatti e Lattarulo e agli squalificati Frulla e Massarotti. Dopo due giornate torna Marchionni, prima da titolare per Olcese, che fa rifiatare Dos Santos. L'Atletico Porto Sant'Elpidio, Pidio, fanalino di coda al pari dell'Olimpia Agnonese, è squadra giovane e lo schieramento scelto da Tridici lo conferma. Sui 20 in distinta, solo 2 in un under, il portiere e capitano Cavalieri e l'attaccante Spagna, che si accomoda in panchina. Maglia numero 6 per Mattia Ravanelli, figlio di Fabrizio, il famoso penna bianca, ex attaccante della Juventus, che è seduto in tribuna. Neanche 2 minuti sul cronometro e il Notaresco crea la prima palla gol, filtrante di Banegas per Palumbo, conclusione sull'esterno della rete. Il numero 1 ospite Cavalieri e provvidenziale sulle conclusioni in sequenza di Blando al 10º, Banegas al 16º e lo stesso attaccante rossoblù al 18º. I padroni di casa spingono sull'acceleratore, al 24esimo Olcese scheggia la traversa, mentre al 27esimo lo stesso numero 9 è caparbio nel recuperare un pallone al limite, Palumbo però si divora la rete dal limite. Vantaggio nell'aria per il Notaresco, che nel giro di 4 minuti sblocca e raddoppia. Al 30esimo il numero 10 piega le mani a Cavalieri dal limite, 8º centro stagionale in campionato per Banegas. Al 34esimo invece uno stacco imperioso di Gallo a gonfiare la rete per il centrale rossoblù e la seconda marcatura stagionale. Il tempo si chiude al 40esimo con Cavalieri ancora bravo ad opporsi a Marchionni. Con le immagini di Fabio Fedeli passiamo al secondo tempo, che si apre con il primo gol in maglia rossoblù di Palumbo, che gira un bel cross di Sorrini. Scende il ritmo inevitabilmente con i due tecnici che operano tutte le sostituzioni a loro disposizione. Al 32esimo Paganin torna a sollecitare Cavalieri, bravo sulla punizione. L'ultima emozione al 42esimo con Cancelli, che vede negarsi la gioia della rete ancora dall'estremo difensore ospite. Finisce 3-0 con l'unico rammarico in casa rossoblù, l'ammonizione al diffidato Bianciardi, che domenica salterà la gara molto importante e delicata, il derby contro il Pineto. Calcio a 5 mantiene la vetta della Serie A, l'Acque Sapone Unigros, con la vittoria in trasferta per 3-1 a San Giuseppe Vesuviano. Per la Colormax Pescara invece c'è un pari interno nel finale con il Catania. Il punto sullo scorso weekend nel servizio di Sergio Zappalorto. Continua la solitaria marcia in classifica della capolista Acque Sapone Unigros, che sbanca anche se in coda, ma con ampio merito, pure il campo del San Giuseppe Vesuviano, con un 3-1 che non rende bene l'idea delle occasioni sciupate dai nerazzurri senza Mammarella e con l'esordiente Ricordi tra i pali. Doppietta di Ghi, che sale a quota 19 gol, una rete del capitano Muriglio, 17 per lui, stagione strepitosa. Buon pari interno contro il Catania di un grintoso Pescara che solo a meno 3 dal termine agguanta un meritato e giusto pareggio con Coco Smith. Colormax torna nell'area playout in A2 sfortunatissima, una rimaneggiata Tombesi Ortona che cede 7-6 al Gubbio a soli 4 secondi dalla sirena, nonostante un ottimo assado giunto alla sua 13ª marcatura, tripletta del bravo Fabiano. Le altre firme Pizzo e Vilmar Pereira, ultimo arrivo. Rinviato l'ennesimo incontro della Dem, stop a Bitonto. In A femminile il Montesilvano perde incredibilmente 2-3 in casa contro un Coriaceo, ma anche molto fortunato, pali, occasione, rigore parato, Bisceglie, peccatissimo. In A2 prosegue
la marcia di un Francavilla che, col 5-1 a Foligno, resta in testa, più 2 sul Romagna che deve però recuperare una gara. Di misura perde 5-4 il fanalino Orione Vezzano a San Giovanni Persiceto, cade in casa 2-5 il Florida Pescara contro il Firenze. E ora la pallavolo, l'ultimo fine settimana del volley è stato condizionato da diversi rinvii, anche per il maltempo, mentre prosegue a vele spiegate la marcia della Abba Pineto, il servizio. Rinviata in A2 la gara tra Sie Cortone e Taranto, in A3 l'Abba Pineto conquista l'undicesima meraviglia, liquidando senza affanni la malcapitata Roma 3-0 a 17-16-14 parziali. Cattaneo e Soci in testa in condominio col Grottazzolina, ma soprattutto altro record, 11 vittorie consecutive, 33 punti su 33 e 33 pure i 7 vinti, appena 3 persi. Commenti? Nessuno, logicamente. In B altro rinvio, per il cattivo tempo niente big match tra Alba e Macerata, mentre nel girone I arriva il primo tondo successo della Virtus Paglieta che liquida con un secco 3-0 l'Andria. In B1 femminile, causa Covid, salta il derby tra Chieti Altino. In B2 l'altro derby tra Impianti Futura e Gada Pescara 3 porta la firma tonda 3-0 delle Teramane. Ancora un colpaccio della Rabona che abbatte nelle immagini anche il Fermo e sale, sia pure in coabitazione, in cima alla graduatoria con 10 punti in 4 gare. E ora una notizia appena giunta in redazione. Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha firmato l'ordinanza, una volta sentita la relazione dell'ASL, che impone la chiusura, la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo grado nel territorio comunale, pubbliche e private. L'ordinanza è in vigore da domani fino al 28 di febbraio, ovviamente considerando l'evolversi della situazione pandemica. Il sindaco De Martinis ordina anche la chiusura di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali. E con questa notizia concludiamo il TG6 delle 19. Vi ricordo che questa sera alle 21 c'è Proterramo con Jacopo Forcella, mentre l'informazione tornerà alle ore 23. Grazie e buona serata.